Gentilmente deve indossare questo braccialetto che a fine seduta mi dovrà restituire. Si chiama Labilite ed è un braccialetto made in Italy, ideato da una startup di Bari, la Meta Wellness, specializzata in tecnologie per il fitness, e serve a misurare il distanziamento sociale. Vibra quando si supera la distanza di sicurezza e può tornare utile nelle diverse fasi post-lockdown dell'emergenza coronavirus, ad esempio per la riapertura delle scuole o sulle spiagge. Antonello Barracane, fondatore della startup, spiega come funziona. Nel momento in cui un'altra persona con il braccialetto Labilite si avvicina ed è alla distanza di meno di un metro, in questo momento accade il contatto, quindi avremo uno stato di entrambi i braccialetti formato dalla X. Infatti l'utente numero 3 che si è avvicinato al sottoscritto ha memorizzato l'utente numero 2. Il braccialetto ricostruisce anche tutti i contatti avuti con altre persone, utile nel caso di positività di chi lo indossa. È già in commercio al costo di 25 euro più IVA ed è molto richiesto da palestre, stabilimenti balneari, scuole, ma anche studi medici, come ha spiegato il dentista Giuseppe Di Bari. Se un paziente in studio risulterà positivo, allora facilmente noi potremo rintracciare tutti quei pazienti, tutte quelle persone con cui è venuto in contatto, e sicuramente questo mi permetterà anche di dare un importante aiuto sociale. Non solo, il Labilite può evitare anche truffe o false denunce. Se c'è un paziente che riferisce di aver preso il Covid-19 qui in studio, almeno avrò la possibilità di poter dimostrare che non è venuto a contatto con nessuno e che la distanza sociale è stata rispettata almeno durante tutto il periodo in cui è stato qui in questo studio.